era l'ultima scuola superiore che rimaneva nel Tiguglio. Tristemente ho visto chiudere delle scuole superiori una dopo l'altra e in quel momento non avrei saputo come intervenire. Ho saputo di altre scuole che sono state chiuse prima del mio arrivo, anche di valore. Ho pensato che almeno una scuola cattolica superiore dovesse essere mantenuta e ho cercato di impegnare la diocesi in questo impegno. Intanto voglio anche però dire che in questo modo io obbedisco a una linea che la Chiesa ci ha sempre tenuto a offrire la possibilità dell'insegnamento attraverso scuole cattoliche. Forse noi abbiamo a volte visioni un po' ristrette da questo punto di vista. Le vediamo come scuole di élite. Teniamo conto che in tanti paesi le scuole cattoliche sono di prestigio e frequentate da grandi numeri di alunni non cattolici. Questo indice come la presenza della scuola cattolica sia portatrice di cultura, di formazione, di sostegno ai ragazzi e alle famiglie. E allora da questo punto di vista mi sento sostenuto in questa scelta. In questi 5 anni sono stato membro della Commissione Episcopale per la Scuola della Conferenza Episcopale Italiana. Sarebbe strano che proprio durante questo mandato non avessi fatto niente per sostenere una scuola cattolica.